si è conclusa nella splendida ed ospitale cornice dell'anfiteatro del villaggio Futura Club Itaca Nausica, nel contesto del grande parco acquatico di Corigliano Rossano, lo Yellow Ball 2019. Una settimana dedicata alla pallanuoto giovanile che ha portato sulle rive dello Ionio oltre 500 giovani atleti provenienti da tutta Italia, dalla Francia e dal Sudafrica. Ideatore della prestigiosa kermesse è Franco Porzio, pallanuotista del celebre Sette Bello Azzurro che dall'86 al 93 ha vinto ogni competizione mondiale. È la quinta edizione, il secondo anno che noi veniamo qua in questo villaggio Futura. Molti ragazzi, molte squadre, molti genitori, grande entusiasmo, grande interesse. Poi la pallanuoto, la speranza della pallanuoto è dai giovani. Qua sono arrivati in tanti con l'entusiasmo di stare insieme una settimana e di vivere insieme non solo la parte sportiva ma un momento da condividere, perché in questo villaggio loro si sentono liberi di fare qualsiasi cosa e quindi col mare, con i campi di calcio, con l'acquapark, mangiano insieme. È stata una settimana meravigliosa e questa quinta edizione sicuramente sarà ricordata per una delle più belle sicuramente. Durante il Gran Galà della premiazione, che ha visto salire sul podio più alto la formazione dell'Acqua Chiara Napoli per le categorie Under 11 e Under 15 e la Swim Academy Pagani per la categoria Under 13, l'organizzazione dello Yellow Ball ha assegnato un riconoscimento speciale di merito alla CTV per la grande opera di informazione garantita dalla nostra testata anche in occasione della quinta edizione del torneo della palla gialla. E anche quest'anno la manifestazione non poteva che avere due testimonial d'eccezione: il pluricampione olimpico Alessandro Bovo e la campionessa mondiale ungherese Aniko Pelle. Credo che i ragazzi abbiano vissuto un'esperienza bellissima che ricorderanno anche tra 20 e 30 anni, perché sono momenti di aggregazione, sono momenti di sport, sono momenti stupendi. La Calabria è una terra dove secondo me la pallanuoto si può sviluppare benissimo ed è una terra che si affaccia sul mare, quindi la pallanuoto può avere sicuramente un appiglio importante e ci sono anche dei tecnici che ultimamente stanno lavorando bene, quindi secondo me nel futuro si potrà espandere bene in Calabria pallanuoto. Marco Le Fosse per la CNews 24.